Alleluia. Roberto, se non c'è rumore dentro casa tua puoi attivare il microfono. Fratello Salvatore, se vuoi salire, puoi salire, dai l'invito. Grande sei tu. Alleluia. Bene, ci siamo. Una felice serata a tutti quanti. Che l'amore e la grazia del Signore possa in tutti noi portarci quell'affetto e quella sicurezza anche stasera. Ciao Roberto, Dio ti benedica, ciao Florin. Buonasera, buonasera a tutti. Come stai Florin? Come stai Roberto? Tutto bene. Bene, gloria a Dio. Noi siamo a Bucare. Come Roberto? Non... sono di Bucarest. Bucarest. Di Visoara. No, sono dall'altra parte. Verso Iași, quell'altra parte. Per superare la delle montagne. Gloria a Dio. No, sono delle montagne di Carpati. No, non sotto. A quell'altra parte, verso Moldavia. E là non sta sotto, la Moldavia sta sotto. Ma sta sotto però rispetto alla Moldavia. Stai sotto, più vicino alla Moldavia. Come si dice, più dove esce il sole, diciamo. Più a ovest. Fratello Florin, vuoi dire qualcosa? Florin. Come? Lasi. Come dicono? Iași, la conosci? Vicino a Iași. Ma sì, tu la chiami, se la chiami così Lasi. Iași. Yes. I dici questa sera? Che si parla? Parleremo... Voglio parlare della guarigione mentale, spirituale e dal corpo. Amen. Io te lo stavo dicendo poco fa, ma parlavi con Roberto, ho detto Florin, vuoi dire qualcosa? Siccome stavi parlando non sei stato attento, perché sentivo che eri preparato. Questa notte mentre dormivo io chattavo con te, ma tu dormivi, mannaggia, voglia che ti tiravo il pigiama. No, ma non me... Sì, ma stanotte ti tiravo il pigiama, ma non mi vedevi che ti tiravo il pigiama questa notte mentre dormivi? Non ti sei svegliato? E eri... Io non posso avere queste cose, ci sono quelli che fanno queste, tramite le preghiere, tramite la Bibbia, le chiamano delle entità che li possono guidare. Ti tiravo il pigiama, voglia che ti tiravo, al momento si strappava il pigiama, ma tu non ti svegliavi, eri sopra il pensiero che pensavi cosa dovevi dire stasera. Dico, domani questo fratello Florin c'ha tanto da dire. E allora, Padre, nel nome santo di Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno, libera tutto quello che il fratello Florin ci vuole dichiarare stasera, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Fai che ogni parola che dice possa essere accostato nei sentimenti di ogni credente e non credente, che possa capire il valore di queste parole e metterle in pratica, soprattutto che possa trovare gioia, sicurezza, tranquillità nella sua psiche, nella sua mente e nel suo spirito. Grazie Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Vai fratello Florin, alza il volume però che ti sento piano, avvicinati. Aspetta, alza il volume, alza. Ma mi sente adesso? Ah, adesso sei una cannonata, vai, così stordisci a tutti. Vai. Diciamo la religione, no? La religione noi la scegliamo, che i nostri genitori la scelgono, non è che la scegliamo noi quando siamo piccoli. Certo, noi siamo nessuno, quando siamo piccoli siamo nessuno. Vai. E dopo... Diciamo chi ha scelto la religione vuole capire un po' come stanno le cose, Dio, energia negativa, positiva, no? Sì. Come funzionano queste leggi, diciamo, non fare del male, non fare del bene, fare del bene. Diciamo, come andare a scuola, no? La gente vanno a studiare, sì, fanno la Bibbia, uno tra l'altro, per fare le cose buone, per non sbagliare, no? E così, dopo quando hai riuscito a superare quell'ostacolo, diciamo, hai riuscito a superare la Bibbia, devi andare oltre, no? No, devi andare oltre, diciamo, hai superato quella illusione, no? Sì. Illusione, quella la Bibbia ti porta anche l'illusione, anche la verità, devi scegliere la verità, no? Capite? Sì. Se diciamo tu prendi 4 ragazzi a lavorare, no? E 2 sono ladri, non gli piace il lavoro, sì, e tu li fai con la religione, li prendi tutti e 4, alla fine che succede? Quelli 2 ruba, scatta tutto, se ne va, no? Sì. Pace Giovanni, Dio ti benedica. Come stai, amore mio? Ciao! Finalmente! Finalmente! Dio amico! Ciao Maria, sali Maria, sali! Sali Maria, amore! No, non ti capisco! Va bene, Florina! Diciamo definitivo, come lo descrivi? Rivedi che non ti capisco. Senti, aspetta un attimo. Come lo descrivi? Io non l'ho mai visto. Dio. Nel suo trono, nel cielo, non l'ho mai visto. E te lo faccio vedere io, Roberto, quando dici tu. Io ho visto una rivelazione parziale. Quando lo vuoi vedere te lo faccio vedere io. Io ho avuto una rivelazione divina. Divina quando ho creduto a Gesù. E l'ho visto come luce. Spirito Santo. Però nel suo trono di cieli non l'ho mai visto. Però Gesù Cristo non so se mi arriverà mai. Anche Roberto, ma c'è la musica qua? Chi ha messo questa musica? Il fratello, chiudere la musica. No, io no. Adesso ho chiuso il microfono, dai. Ho chiuso il microfono. C'è il fratello che c'ha la musica. Okay, vai. Se voleva dire Cristo, si dice che sta dentro di noi, nel cuore, no? E quello là ti dice deve attivarlo. Attivarlo non è facile. Devi imparare tante cose. Capito? Quella è energia cristica di amore, no? Amore del prossimo, no? Diciamo, quella si chiama l'energia cristica. Diciamo, quando noi preghiamo, io prego sempre all'esterno, verso l'esterno, cioè come se Dio mi stasse davanti, non prego mai come se ce l'avessi dentro. E dentro io penso di aver ricevuto lo Spirito Santo, anche se lo Spirito Santo anche lui è Dio, perché appartiene a Dio Spirito Santo, però io non credo di aver ricevuto Cristo nel cuore, io ho ricevuto lo Spirito Santo, però ho creduto in Cristo e il mio Padre ha dato l'ok. Su questo dobbiamo ragionare, Roberto, perché stai dicendo un po' di confusione. Allora, se hai... È una mia confusione. Allora, ti rispondo io, scusa. Posso prendere la parola, Florin? Posso rispondere? Sì, come no, Angelo, diglielo tu. Allora, Roberto è un po' confuso, perché ha detto, penso di avere lo Spirito Santo, ma penso che non ho ancora ricevuto... Hai ricevuto? Ma una cosa tangibile, Angelo, sì. Non penso. Penso è una cosa così, vaga. Ma c'è stato qualcosa che hai detto che ancora non hai ricevuto Gesù, o mi sono sbagliato? Angelo, io ho creduto in Gesù. Hai creduto? Ho creduto in Gesù che ha fatto. Ho creduto alle scritture. Sì, ma fino a quando hai creduto? Hai creduto che c'hai... Angelo, io parlo di cose tangibili, però, di cose che si possono toccare. Parliamo di altre cose, virtuali, possiamo credere a qualsiasi cosa, anche in Dio. Non è come dici tu. Allora, tu ti stai identificando come quella persona che diceva, Tommaso, se io non vedo e tocco e ci metto il dito nel costato non credo, e questo è sbagliato. Ecco perché non avviene. Perché non credi alla mia testimonianza, credi più a quello che pensi tu che a quello che ti dico io, ma tu lo devi credere su di me, mica su di te. Ma è quello che ti voglio far capire, perché io per me ho creduto, ecco perché in me avvengono tutte queste cose meravigliose, perché io credo. Se la parola... Aspetta Roberto, scusami che ti tolgo la parola. Io mi affido al 100% ciò che è scritto nella Bibbia, di reale, che lo faccio mio. Ecco perché avviene dentro di me tutto questo che sta avvenendo, e tu lo vedi, Roberto, ormai sei testimone e lo vedi giorno per giorno, lo vedi. Anch'io in un certo senso credo, anche se le promesse di Dio ma fino non le ho realizzate tutte. E questo è il problema. Ma questo è il problema. Tu devi realizzare le promesse di Dio tutte, anche quelle che non vedi, anche quelle che non hai creduto fino adesso. Devi dire: io adesso non sono più come Tommaso, che diceva non credo, semmai metto il dito nel costato e poi credo. Tu devi cambiare questo. Se tu cambi questo, tu stasera stesso potrai guarire, hai capito? E poi io non voglio sforzarti, perché ognuno c'è il libero arbitrio, hai capito? C'è il libero arbitrio, tu devi fare quello che ti senti, hai capito? Quello che ti senti tu di fare, fai, hai capito? Allora, se tu decidi di effettuare dentro la tua psiche e di dire ma perché Angelo sta mettendo tutto in opera? Qual è il segreto? E io ti dico: perché ho creduto al 100%. Se io guardo un versetto, io credo in quel versetto e dico: tu per me sei tutto. Ecco perché avviene tutto. E quello che ci dico al Signore, Lui me lo dà. Oggi mi ha dato una cosa che tu dirai: ma non è possibile, Angelo, ma che mi dici queste cose? Capisci? Ciao amore mio. Florin, perché è addentrato nella psiche, lui crede, perché lui sta vedendo con la psiche tutto, anche che non l'ha fatto completamente sue, però sta riconoscendo che esiste questo benedetto Dio, questo benedetto Gesù che è morto per noi. Lo crede lui, capisci? Adesso io penso che Florin ha questo sentimento. Florin, puoi accennare qualcosa di quello che ho detto, se tu credi che c'è un'esistenza oppure no? Dimmi Roberto, dimmi. Dai, dimmi. Se ti ha dato libero arbitro, vuol dire che hai una forza, che non puoi immaginare quando è. Aspetta Flore, che dice che non ci sente. Ci senti? Mi senti? Aspetta che ce ne mette. A parte pure Flori si sente. Non si sente bene la voce. No, non si sente bene la voce. Metti le cuffie, forse fa interferenza la voce. Grazie Gilvan che ha... No, io a casa non ci sento bene perché non c'è niente. Ma c'è qualcosa che non senti bene stasera? Ogni sera hai sentito bene, come mai? No, adesso si sente bene. Adesso si sente bene. Sì, perché lui si è distaccato. Tu devi avvicinare il microfono del telefonino, non si capisce niente, Angelo. Vabbè, allora avvicino. Fai un po' di fatica con la schiena. Sì, però... sì, amore mio, per te questo è altro, amore mio. Tu lo sai che ti voglio bene. Allora, mi avvicino ancora di più, va bene così? Mi senti bene, amore? Mi senti? Sì, si sente benissimo. Si sente meglio, vero? Bene. Allora, Florin, ci sei, Florin? Non ti sentiamo ancora, Florin. Ecco, mi sto mettendo vicino. Stasera siamo proprio... a contatto diretto, che bello! Siamo a contatto diretto stasera. Ti sento una musica da Te Angelo? Sì, la tolgo, dai, la tolgo questa musica, perché la posso inserire domani nel caso. Ecco, tolgo la musica. Perfetto. Adesso va bene? Come mi... Roberto. Perfetto, allora ritornando al discorso, Roberto, c'è un problema con Roberto, che lui ancora ragiona come Tommaso, vorrebbe essere più reale, lui vorrebbe avere un contatto a vicinanza, che Gesù si presentasse davanti a lui e gli direbbe come a Tommaso: Tommaso! E gli direbbe: Roberto, prendi la mano e mettela qua nel mio costato. Vorresti questo, Roberto? Dillo, la verità, dilla, non avere vergogna. Vorresti... Buonasera Margherita. Buonasera Margherita, buonasera a tutti. Tu dici vedere Gesù nella carne? Beh, non lo so. Mica mi sarebbe dispiaciuto. Neanche a me. Se fossi vissuto 2000 anni fa, probabilmente. Allora, se qualcuno... Questa curiosità c'ha. Sì, se qualcuno vorrebbe salire con WhatsApp, sono disponibile, ho il telefono libero, va bene? Lo dico senza impegni, se qualcuno vorrebbe salire e c'è la possibilità, stasera c'è il telefono libero. Sentitevi libere però. Bene, Angelo, il numero... Sì, dimmi. Su TikTok, sul messaggio. Maria, un messaggio e dopo me lo dai. Hai mandato un messaggio? Hai mandato un messaggio, Florin? No, ha detto il numero 2 non ce l'ho. Per WhatsApp. Te lo faccio vedere ogni giorno, te lo faccio vedere nel computer. Allora scrivi, prendi una penna e scrivi. Ma lo metto su quest'altro cellulare, al cellulare. Sì, non ti do il numero, devi scrivere www.gesulalucedelmondo.it. te lo scrivo qua anche per gli altri. Voi dovete entrare in questo sito. Ecco, allora www.gesulalucedelmondo.it. Sì, sono entrato là, c'è un sacco di cose là, devi entrare giù fino a che ti dà il numero. No, come entri c'è il numero subito, c'è il cartoncino e te lo scarichi e te lo stampi con la stampante e ce l'hai sempre in tasca, va bene? A qualche amico ci puoi dare sia il numero che sia il sito che altre cose. C'è anche il mio IBAN per qualcuno che decide di mandare un'offerta, c'è tutto, va bene? Allora, sto lanciando il sito anche per gli altri, chi desidera, anche per il timido ateo. Ti voglio bene, noi abbiamo parlato una volta io e te, timido, che Dio è sempre prego per te, che il Signore possa aiutarti anche a capire. A capire che cosa? Le circostanze che il Signore ci vuole far capire, perché quando noi ci mettiamo a predisposizione comprendiamo. Per esempio Roberto ancora c'ha un piccolo pensiero che non coincide con quello che io spiego. Allora, Robè, te lo dico in un altro modo. Mi senti, Roberto? Sì. Noi abbiamo qui sia il cervello collettivo che il cervello normale, che coincide con tutto questo fianco di qua, dopo l'ipitolamo, cervello, cervelletto, ipitolamo. E allora, quando parte un neurono di qua, dal cervello, e anche dal cervello condiviso, partono due neuroni che fanno questo tragitto, si toccano qua e arrivano qui, alla radice del naso, dove c'è il sorvegliante, lo Spirito Santo. Quando tu pensi, come stai pensando tu, a te non ti arriva mai benedizione, mai, né salute, niente, come se rimane sempre, perché tu dici e parli come stai parlando, non sei coerente ciò che Gesù dice. Gesù dice beato, sul monte diceva beato chi crede anche che non vede. E quella è la beatitudine del monte, Gesù l'ha detto. Ma se noi professiamo di capire la scrittura, non ci interessa tutta la Bibbia, a noi ci interessano le cose fondamentali che Gesù diceva a tutta la plebea sul monte, dove lui diceva di beato chi crede anche se non ha visto. E siccome io non ho visto, capisci, Roberto? E io mi affido alla sua parola, che anche che non ho visto io credo. E allora cosa succede? Che questo benedetto Gesù, mentre io dormo, io giatto, perché ho creduto a lui, hai capito? Ora, per esempio, il fratello Florin, io sento che lui sta ricevendo una potenza stasera, perché lui è predisposto. Florin stasera è predisposto, dice, ma perché non lo capivo prima? Perché noi ci mettiamo a predisposizione di ciò che ha detto Gesù nella parola, capisci, Roberto? Cosa fai? Mangi? Mangi mentre siamo qui? Stai mangiando? Roberto? Stai mangiando? Io mangio con la bocca, mica con lì. L'importante è che mi senti. Gloria a Dio. Allora, vediamo se hai afferrato solo questo versetto. Beato chi crede anche se non vede. Hai afferrato questo. La credenza tua, diciamo, ti ha salvato, la tua credenza ti ha salvato, diciamo, il tuo collegamento con la persona giusta ti ha salvato. Amen. Ma perché ho creduto, Florin? Guarda che il discorso, il segreto sta qui. Pace, sorella di Mico Immacolata, ti voglio bene, amore. Vedete, io i primi giorni, quando ho scoperto questo grande segreto, mi prendevano tutti per qualcuno che cercavo... Nella fede? No, ma non nella fede, nell'amore che trasmetto, nell'amore che io sto trasmettendo. Roberto, io sto trasmettendo l'amore di Gesù che Lui ha trasmesso a me e se vedi sta funzionando. A me buonasera dice anch'io ti voglio bene. Vedi Roberto cosa succede. La sorella di Mico Immacolata, io ci ho detto ti voglio bene, buonasera sorella Immacolata, ti amo, ti voglio bene, e lei ha risposto buonasera, anch'io ti voglio bene, un cuore mi ha mandato e manine in preghiera e moconi. Questo è un influsso che si incatena così, vedi, automaticamente. Quando io trasmetto quell'amore di Gesù con il cervello condiviso, lei ottiene. Tu mi dici, ma che mi stai dicendo, fratello? Allora io non ottengo. Ma se non credi a Gesù, come puoi ottenere? No, non sto dicendo questo. Guarda, allora... Allora Roberto, io non sto dicendo che tu non ami, tu hai detto con le tue parole, non l'ho detto io, non l'ho detto io, tu l'hai detto, tu hai affermato quello che sto dicendo, lo sto dicendo che l'hai affermato stasera, non è che l'hai affermato 2 settimane fa o 3 settimane, adesso l'hai affermato. Io sto... Diciamo una cosa. Sì, dimmi. Dalle tue parole sarai giustificato. Sì, dimmi. Dalle tue parole sì. Sarai condannato. Sì. E certe volte io mi accorgo che pecco. Allora, io mi accorgo che pecco. Anche oggi ho peccato. Perché ci sono delle virgole, degli accenni nelle parole, che si deve stare attento anche a nominarli. Noi siamo... Amori miei, ciao, noi siamo riflettori, come se fossimo in un palcoscenico che tutti ci guardano, ma io se io mi dovrei aprire stasera quello che il Signore mi ha confidato l'altra sera, io dovrei chiudere le live e me ne potrei andare via perché non vuole il Signore, hai capito? Non vuole, non è ora ancora. Non è ora perché ci sarebbe un caos. Ancora le menti si devono preparare, come sto preparando quella che cerco di preparare la tua, con dolcezza, perché non ti posso sforzare, perché c'è il libero arbitrio. Hai capito, amore mio, Roberto? C'è il libero arbitrio, il tuo libero arbitrio è in un modo stretto con la tua credenza. Tu vorresti credere, però vorresti vedere Gesù qui in carne e ossa, no, in spirito, no, che ne so come lo vorresti vedere, non lo so, Gesù è lassù, non può venire qua per farsi vedere. Ciao Davide, ti sto aggiungendo, dai l'invito, amore Davide, ecco sta salendo. Allora io penso che mi sto spiegando un pochettino. Sì, dimmi amore, devo lasciare lo spazio. Lo so che è difficile credere a quello che dico, però quando uno crede, infatti la parola dice, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio, quando uno crede... Buonasera, segua a chi mi segue, buonasera Davide. Buonasera. Allora... Allora Roberto... Una cosa reale, non una cosa... Allora... Poi vabbè, l'ho visto... Ascolta, l'ho visto solo io. L'ho visto solo io. E quindi, come si dice, non ci sono testimoni. Ma... come la sostieni la cosa? Mica è facile, no? Allora... Davide ti saluta Margherita. Ti saluta Margherita. Davide, sei al buio, cos'è successo? T'hanno tagliato la luce? Daviduccio, amore, non ti vedo. Non ti vedo. Vedo qualcosa che si muove, ma non vedo il tuo viso. Allora Roberto, ecco, adesso ti vedo, hai acceso la luce. Allora Roberto, vediamo se ci possiamo comprendere stasera. Non c'è comprensione, io ti comprendo, io ero come te prima. Prima di fare il passo che Gesù mi faceva cadere per terra morto e poi mi faceva alzare con un corpo sottile, io non credevo a queste cose. Io credevo alle statue, credevo a Gesù messo come un sacro cuore in mano, tanto che me ne ho fatto uno che me l'ho comprato e me l'ho portato a casa e mi sono rovinato. Io credevo queste cose, io credevo Padre Pio. Padre Pio, guai che mi toccava Padre Pio, magari una mala parola che gli dicevano io me la prendevo con loro, capisci? Io ero così prima. Ti saluta Florin, il tuo innamorato Daviduccio. Dimmi. Ma quando hai creduto? Sì. Nel 94, quando hai creduto? 94, sì. Che tipo di rivelazione hai avuto? In quel momento niente. Che cosa è successo? Allora non ho ricevuto nessuna rivelazione in quel momento, ho ricevuto la vita, la nuova vita, e te lo spiego di nuovo perché possono capire gli altri nuovi. Perché dico che non hai percepito niente? No, non ho percepito niente, io ho percepito solo che mi ha... Cioè, hai fatto una confessione di fede. Allora... Hai detto, Gesù, io credo all'opera che tu hai fatto. Io credo che tu sei venuto... No, non ci siamo. Il mio tragitto è stato un po' critico. Io, però sempre lo dico sempre qua, come mai non stai attento quando i video che ti vedi? Lo dico in continuazione. Allora io mi ero ammalato e lo sai, la mia sofferenza era la depressione, lo sai che io ero ammalato di depressione, no? Questo l'ho capito, Angelo. E allora, sai che... Io voglio capire... E te lo sto spiegando. Non solo le cose umane, dico a livello spirituale. A livello spirituale, te sto dicendo, dammi un pochettino di spazio così capiranno anche gli altri, va bene? Perché ci sono migliaia di persone adesso nuovi che stanno entrando per la curiosità, perché la cosa sta diventando pubblica adesso. E ancora non ho parlato di quello che il Signore mi ha confidato perché non posso, ma è diventata pubblica adesso. Il discorso è questo: io ero ammalato, ero in depressione e mi sono confessato con un parroco a Licata che veniva da Raffedali a Licata nella chiesa madre, e allora ci ho detto: guarda, io sono in questa situazione, mi sono ammalato di questa depressione e non riesco a uscirne fuori, mi può benedire? E raccontami come ti sei ammalato. Ci ho raccontato come mi sono ammalato e lui ha fatto come quello, dice: no, io non ti posso benedire, come se lui ci metteva qualche 100.000 lire, a quell'ora c'erano le lire, come se ci metteva 100 qualcosa di suo e me li doveva dare. Che disgraziato, ovunque tu sei, lo dico anche adesso e l'ho perdonato. Disgraziato dove sei, non fare niente se non vuoi, ma non mi mandare mi ha detto vattene fuori, lontano, vattene in Germania, chissà se trovi più libertà di pensiero, chissà se incontri... Ah, chi devo incontrare? Perché Gesù ce l'abbiamo nel cuore, basta che ci convertiamo, che diciamo, Signore, io non so come dirtelo che ti amo, ma guariscimi, aiutami, sostienimi, mi metto in ginocchio, ti bacio, ti faccio, anche che non ti vedo, io bacio per terra come se baciassi i tuoi piedi. Lui mi doveva dire solo, amico, inginocchiamoci tutte e due. Inginocchiamoci tutte e due, capisci? Barbara, ti sto invitando, amore mio, sali, sali, amore, dai l'invito. Ti sto invitando, sali. Allora, il discorso è questo. Sei entrata. Buonasera. Buonasera, sorella. Io ti facevo entrare, ti cercavo di farti entrare, ma tu non entravi. Allora, sto raccontando qualcosa a Roberto perché è arrivata l'ora che lui vuole capire. È stata la guarigione di tuo marito che ha fatto 6 gradini che lui si è ripreso un pochettino. E diamo gloria al Signore, a Dio e a tuo marito. A tuo marito, Barbara, diglielo. Marito mio, sei stato di testimonianza per Roberto e per tanti milioni, perché ho fatto il video e l'ho mandato a tutto il mondo, in tutte le lingue l'ho mandato. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Allora. Fratello. Sì. Arrivato da cosa? Sì, te l'ho mandato, ti ho mandato a dirlo nei WhatsApp. Non l'hai letto il messaggio, te l'ho mandato subito. Ah, sono arrivati gli arancini. Sì, tutto a posto. Ciao Roberto. Roberto ti saluta, Davide, c'è Florin, lo conosci a Florin, vero? Sì. Ciao Davide. Florin, c'è Florin. Non lo conosco. E adesso lo conoscerai, è un bravo fratello che sta aiutando tanta gente sul lato psicologico, sul lato spirituale. Barbara, è un fratello. È un fratello della regione della Galazia. Sì, un galato. Allora, nella chiesa dei Galati. Roberto ti saluta. Roberto, io sto qua perché ho creduto nella preghiera e sono guarita la sera stessa. Allora, prendiamo il lato della sorella Margherita. Margherita, però non ci dimentichiamo... Io lo dice Margherita? Sì, lo dice Margherita. Roberto, io... Margherita, ma io ci posso pure credere. Io ci posso credere, però esiste, Margherita, pure una guarigione spirituale. È questa. Noi siamo corpo e spirito. Ma è questa, è proprio questa. Io ci posso credere, Margherita, mica è un problema. Allora, Roberto, scusami, la guarigione spirituale è questa, perché avviene tutto spirituale. Io, per esempio, la clinica missionaria è costruita lassù. Io l'ho costruita, io già, Roberto, io intendo dire, Angelo, quando tu credi, sì, avviene una cosa spirituale. Ma proprio quella deve avvenire. La guarigione. Fermati, ti devo... Ascolta, la guarigione può venire da Dio, sì, e quindi è una cosa spirituale e soprannaturale. Sì. Però la guarigione riguarda il fisico, il corpo. Sì. E non il cuore, non l'anima. Sì. Io dico a Margherita che lei può fare anche un'esperienza interiore, sì, se crede, sì, con tutto il cuore. Ma il fatto che lei ha creduto, il fatto che lei ha creduto. Dio, quando guarisce una persona, non è che mi chiede il permesso se può farlo, è ovvio, no? Lui è Dio e io no. Sì. Però noi possiamo chiederlo o riceverlo senza chiederlo. Però io parlo una guarigione spirituale, proprio inerente alle cose. No, lì ti sbagli, perché Dio, allora non ci fossero persone ammalate, perché lui ama, guarisce a tutti. E che ha? Come? A Margherita guarisce a te, e tu che sei di meno di Margherita, non sei... No, ma questo è un altro discorso. Allora fermati, ti do la risposta. Dio vuole che noi prima ci avviciniamo a Lui, come tu stasera mi hai fatto avvicinare il telefono. Vedi, tu mi hai fatto avvicinare il telefono perché mi hai detto... No, no, non ti... Non... Hai portato un esempio giusto, sì, quello di Tommaso. Tommaso non credeva, era stato con Gesù, aveva mangiato con Gesù, aveva bevuto con Gesù, eppure non aveva creduto a Lui fino in fondo. Giusto? Sì, ma perché? Quando lui ha creduto è avvenuta una cosa anche spirituale e ha detto: mio Dio, mio Signore. Sì, ma perché ha creduto? Perché ci ha preso la mano. Come mio Dio e mio Signore? Io